sempre un bel momento, se il teatro, uscire, divertirsi, andare al cinema. Sempre meglio che rimanere a casa, vedere le solite mummie come Bruno Vespa, per esempio. Non so, buonasera, tutte le sere in prima serata, buonasera, benvenuti a Porta a Porta. Abbiamo un sacco di ospiti, queste sere, signori. Ma andiamo a vedere chi sarà questo nuovo ospite. Mi dispiace, i testimoni di Geova abbiamo già dato. Ma che cacchio, ma chi li ha fatti entrare questi qua? Che se ne stiano in Liguria, ma non lo so io. Ecco qua, questi qua di Genova. Che poi lui comunque si chiama Vespa di cognome, però a me mi sembra di più una mosca, perché lui ronza intorno ai suoi ospiti, si deposita lì, no, in un angolo. Buonasera, benvenuti. Porta a porta, abbiamo un sacco di ospiti. Ho scritto un libro di 800 pagine, non avevo un cavolo da fare, signore e signori. Ding dong, tararara. Ma andiamo a rivedere chi sarà questo nuovo ospite. Ma chi è? Un balordo delle case popolari? Ma guarda che capelli, come si veste, facciamolo entrare. Ecco qua, è pieno dei palazzi, signore e signori. Ecco qua. Oh, buonasera, Bruno! Ecco qua, raccontaci qualcosa, caro Pino dei Palazzi, dove sei stato quest'estate? Mizzica, quest'estate sono stato al mare giù in Calabria. Mizzica, ero lì sdraiato tranquillo sulla spiaggia. C'era un tipo col motoscafo che continuava a passare. Ogni volta che passava faceva suonare la sirena. Ho pensato, mizzica, ma se ce l'avevo io col motoscafo, mica andavo così piano, andavo più forte. Oh. Già mi immagino di essere alla guida. Oh. Bastardi, mi ha staccato la pipetta anche del motoscafo. Minchia, mi segavo a fare le pene davanti ai polipi e i polipi muti. Oh. A un certo punto ho detto, ma sì, lascio la Calabria e vado oltreoceano. Non faccio in tempo ad arrivare all'altezza di Catanzaro, mica mi si avvicina una motovedetta della Guardia di Finanza. Rallento. Sulla motovedetta c'erano due finanzieri, uno col megafono mi fa, attenzione, Pino dei Palazzi, hai qualcosa da dichiarare? Sì, vi dichiaro marito e moglie. E me ne sono andato. Allora, Pino dei Palazzi, mi hanno detto che sei stato anche in montagna, ecco qua, che hai conquistato una ragazza austriaca. Sì, effettivamente, mi hanno chiamato gli austriaci, cioè sono stato su in Austria a Wengen. Sì, mi chiamano gli austriaci, mi fanno Pino dei Palazzen? Sì, sono io. Wengen, Wengen. E io sono andaten. Pronti via, sono nello sgabbiotto di partenza per il grande slalom maschile. Pem, via! Oh, la cunetta, oh! A un certo punto, a metà slalom, mica c'era un posto di blocco dei carabinieri. Mi sa che io a fare lo slalom davanti agli sbirri, muti, oh. Poi dopo posizione a uovo, grande rush finale. Guardo il tabellone elettronico per vedere se ho fatto il record mondiale. Oggi sciopero dei tabaccai. No! Oh, Gustavo Tonic, sì, adesso.